oggi vorrei condividere con voi le tre curiosità su Anghiari. Andiamo! Lo sapevate che proprio qua ad Anghiari nel 1440, il 29 giugno, c'è stata la battaglia tra Firenze e Milano. I signori Visconti e la Repubblica di Firenze. E si svolse proprio qua la battaglia di Anghiari che il nostro caro amico Leonardo descrivò nel Palazzo Vecchio, nella Sala 500. Voi sicuramente avete visto il film Il Codice da Vinci. Ecco, ora sapete dove si trovava la battaglia. Qui. Questa, ragazzi, è un extra. Ad Anghiari potete visitare un museo dedicato alla battaglia di Anghiari, dove vedrete questa copia della battaglia di Anghiari ripresa dal Poppi. Lui si fermava con 3P, infatti era proveniente dalla città di Poppi, e questi sono gli unici, insomma, disegni ripresi dal quadro del 500, nella Sala 500 del Palazzo Vecchio. Città numero 2. Lo sapevate che ad Anghiari c'è non solo il bel centro storico, ma anche bellissimi alberi d'olivo che si chiamano Gentili d'Anghiari. È un tipo particolare di olivo dal quale si fa un buon olio. Curiosità numero 3. Lo sapevate che dal 1842 che ad Anghiari fu aperta la prima azienda dei tessuti? E vediamo un po' cosa si può trovare qui. Pensate che è una delle poche aziende in Europa che lavorano esclusivamente con i macchinari che vedete adesso davanti a noi, degli inizi del Novecento. Alcuni sono del 1910, 1915. E qui c'è tutte le fasi della produzione dei tessuti. Quindi noi andiamo avanti e ora vedremo qualche macchinario in funzione. La cosa più importante è che la famiglia Busatti creano dei tessuti non colorati dopo aver fatto un piano, insomma un tessuto, scusatemi per la spiegazione, ma bensì prima. Perciò creano dei programmi, come vedete qua, per la macchina. Guardate quante sono. Qui abbiamo il signor Annibale che ci sta facendo un complimento, ci fa vedere come lavora il tessuto di Busatti. Thank you.
Grazie mille, grazie. Oh, che spettacolo, ragazzi. Qua io rimarrei anche a dormire. Guardate che bel terrazzo. Ah, è tutto Anghiari davanti. Scrivete nei commenti se conoscete qualche curiosità in più di Anghiari qui sotto e da questo spettacolare posto. Vi salutiamo. Tartarughini in Gio con Pavel. Alla prossima avventura. Ciao.